vado, eh. Buonasera, siamo qui ai laboratori dell'INFN di Frascati in occasione degli Open Labs e facciamo una breve chiacchierata con la dottoressa Catalina Cocciani. Fisico o fisica? Come non, non ha importanza. Non... Ok, ricercatrice e divulgatrice scientifica. Le facciamo alcune domande riguardo al suo lavoro e ai suoi interessi. La prima domanda è: le donne della scienza sono molte di più rispetto a quelle che conosciamo e alcune sono nascoste, oppure conosciamo tutte quelle che lavorano nell'ambito della scienza? No, dubito che le conoscete tutte, perché in Italia soprattutto ce ne stanno parecchie. E spesso e volentieri cioè sono molto timide, allora probabilmente non le conoscete, ma vale la pena conoscerle. In Italia è un caso come in tanti altri paesi ormai, il numero delle donne non è così basso. Però i loro nomi sono nascosti. Però i loro nomi sono un po' meno noti della controparte maschile. Sì. E come possiamo avvicinare le ragazze e le bambine allo STEM e colmare questo gender gap? Allora, se lo sapessi, però quello che penso io, no? È che il problema inizia quando le ragazze sono piccole. In famiglia, quando magari i genitori iniziano a dirle no, ma tu c'hai un talento artistico anche se uno non ce l'ha, e iniziano ad allontanarle mentalmente dal anche prendere in considerazione l'idea che la scienza possa fare il caso loro. E questa cosa magari a scuola viene rinforzata in modo tale che le ragazze non nemmeno prendono in considerazione questo argomento. Al liceo ormai non dico che è troppo tardi, perché non è mai troppo tardi, ma è più difficile. E quindi secondo me il lavoro da fare va fatto insieme alle famiglie e spiegare quanto questo è un mestiere da donna, quanto è bello e quanto è importante che uno, se ha la volontà, quindi questo vuol dire pari opportunità, effettivamente offrire l'opportunità ragazze e ragazzi di prendere in considerazione anche questo bellissimo ramo della cultura, dopo tutto. Esatto. Allora, negli ultimi 20 anni le donne sono aumentate nel campo della STEM, ma stiamo andando quindi verso la strada giusta? Chi lo sa, di nuovo, però è indubbio che sono aumentate, ci sono più ragazze, ci sono più donne che si sono avvicinate alla scienza e purtroppo parecchie hanno anche rinunciato a fare scienza, più dei ragazzi per ragioni collegate alle famiglie, all'impossibilità di conciliare la famiglia, i figli con il lavoro di ricerca che chiede tantissimo, e quindi ci sono più donne, ma ancora l'aiuto da parte della società, soprattutto a conciliare la famiglia, se non hai un compagno, un marito che contribuisce alla pari, anche lì pari opportunità a partecipare in famiglia, è un po' più difficile. Però insomma la società si sta muovendo, a partire dalla comunità europea che offre ormai vari strumenti, che poi quelli siano ideali o no, un altro discorso, però ci sono ormai strumenti per poter incoraggiare e dare una mano alle donne, insomma, a chi magari si sentiva allontanato, non desiderato, magari facendosi delle idee proprie nel campo della scienza, riceve un po' più di sostegno, supporto e strumenti, perché alla fine è anche una questione di strumenti. Certo. Lei ha lavorato in tanti paesi diversi, proviene anche dagli studi fatti in Romania. Quanto è differente la situazione della donna scienziata in Romania, in Italia e negli altri paesi dove ha lavorato? E mi è difficile fare un confronto, proprio perché praticamente da 30 anni lavoro in Italia, la mia casa e la mia base è in Italia. Tuttavia mi sono formata avendo studiato l'università in Romania, e devo dire che per me in Romania, almeno a quei tempi, parlo dei tempi di Ceausescu, non esisteva un problema del genere, perché in qualche modo le pari opportunità c'erano già.
cioè non era, a nessuno sarebbe mai venuto in mente di non incoraggiare una ragazza, in quanto ragazza, a studiare. E quindi per me è stata una sorpresa scoprirlo in Italia dopo, che ci possa essere un tale problema, a tal punto che io tutt'oggi non riesco a cogliere tutti gli aspetti, proprio perché non ce l'avevo mentalmente. E in altri paesi dipende, perché ci sono paesi quali Giappone, in cui il problema è stragrosso, praticamente non ci sono quasi donne che lavorano nel campo della ricerca. Ai paesi che offrono delle tante opportunità, ai paesi nordici, nei quali tuttavia sono meno donne che in Italia, chissà perché. Altri paesi, come paesi in cui nessuno si aspetterebbe di trovare donne scienziato, Iran, in cui c'è una parità, ci sono 50%, anzi studentesse in fisica sono più di 50%. Wow. E quindi ci sono queste sorprese, come anche in Arabia Saudita, cioè paesi in cui non ti aspetteresti di incontrare, a confronto di altri, la Norvegia, in cui ti aspetteresti di incontrare, invece è opposto. È un problema che varrebbe la pena studiarlo. È molto interessante. Certamente. Lei è stata parte dell'esperimento Siddhartha, continua ancora o è finito? No, anzi vi invito ad andare dentro Daphne, uh-huh, se avete ancora un po' di uh-huh tempo, e lo troverete lì, perché noi siamo fase Siddhartha 2, uh-huh, siamo in presa dati, infatti la prossima settimana, oggi l'acceleratore è fermo per far entrare certo tutti voi, ma noi siamo arrivati nel cuore dell'esperimento, uh-huh, da lunedì, infatti io ho un po' di palpitazioni perché da lunedì partiamo con le misure, uh-huh, quelle per le quali ci siamo preparati da 10 anni. E quindi è una misura in varie fasi che durerà anche l'anno prossimo, uh-huh, ma finalmente ci siamo, e quindi sì, tutto il nostro lavoro, i frutti del nostro lavoro. E quante donne ci sono nel progetto Siddhartha? E poche, saranno 5 su un totale di 30 e passa ricercatori. Come troppo mai? Poche. Come mai? Non ho una risposta. Cioè, da questo punto di vista io ho sempre incoraggiato le ragazze, ma mi sono guardata bene a scoraggiare i ragazzi, certo, cioè se c'è un ragazzo bravo io lo prendo, e come, non è che sto lì a dire ma tu non sei una ragazza, e penso che sarebbe un grosso errore in questa idea di pari opportunità a togliere delle opportunità a dei ragazzi per premiare una ragazza o una donna in quanto donna o ragazza. Io mi guardo bene dal farlo e mi prendo l'eccellenza in tutte, certo, le forme che essa sempre sia più. Un'ultima domanda, c'è qualche donna scienziata che non è citata, non è conosciuta, che lei pensa che dovrebbe essere almeno messa su Wikipedia o conosciuta in qualche modo? Oddio, ce ne sono talmente tante che solo qua all'interno dei laboratori, svariate mie colleghe, che non voglio fare dei nomi proprio perché sarei ingiusta nei confronti di altre, però ci sono parecchie anche a capo di, insomma, imprese veramente importanti, quindi capigruppo anche ai laboratori del Gran Sasso, mm-hmm, ci sono svariati esperimenti, ce ne sono tante e molto molto in gamba, veramente molto in gamba. Quindi bisogna tornare qui e parlare con tutte quante. Bisogna tornare qui e un po' Italia dal nord al sud, okay, Italia ha delle enormi eccellenze, enormi potenzialità. Niente, se volete farvi anche un giro, certo, con il fare magari un filmato, uh-huh, sarebbe bellissimo, perché alla fine uno degli obiettivi di questo tipo di attività come quella di oggi, laboratori aperti, open lab, è di riuscire a proporre anche ai giovani, ragazzi, ragazze e chiunque abbia voglia di approcciarsi alla ricerca e vedere cosa c'è in un laboratorio di ricerca e cosa si fa, e avere la capacità e la possibilità di magari invogliare qualcuno e averlo con noi in 2, 3, 5, 10 anni. Infatti c'erano parecchi ragazzi, parecchi bambini, è pieno, bambine. Sì, è pieno, bello, bellissimo. Bellissimo, sì, bellissimo. Quindi queste cose bisogna farle più spesso. Sì. Ai tempi miei non c'erano. Infatti adesso noi siamo stati travolti perché non ci aspettavamo tutta questa gente. Ma è chiaro che dopo 2 anni, esatto, di chiusura, essere riusciti a riaprire è stato molto bello. Assolutamente. Ringraziamo la dottoressa Cocciano. Grazie a voi. Alla prossima. Alla prossima, grazie a voi, vi aspettiamo.